Forse è meglio che visite in ritardo. Mando un sms. Arrivo tra 5 minuti. Ci vediamo al bar della libreria. In via. No, sarà il 20° messaggio. Guarda. Ciao ragazzi, scusate il ritardo. È successo di tutto. Con questa condivisione automatica delle foto è successo un casino. Vediamo. Ah, la foto di quella tipa. Comunque carina, dai. Vabbè, tanto ormai va a bruciare. Comunque complimenti, davvero. Andiamo su. No, vabbè, dai, ora devo chiudere perché Ornella ha proprio un diavolo per capello. Ok? Ok. Ciao, ciao, ciao. Sì, guardi, sarò in studio dopo le 16. Ok, d'accordo, è più tardi allora. Buona giornata. Che ci fai qui? Ciao, ma niente, mi è saltato un appuntamento, quindi avevo un'ora di tempo libero, ho deciso di fare un salto qui. E tu? Guarda, un casino, Ornella che mi sta aspettando nella zona lettura. Ornella? Quella che era in pizzeria con te l'altra sera? Sì, sì, lei. E dove è? Dicevo, è lì, nella zona lettura. Andiamo, raggiungiamola. Ehi, ciao, ti ricordi di me? Sì, ciao, come stai? Ti avevo chiesto l'amicizia l'altro giorno. Sì, sì, lo so, è che in questi giorni ho avuto una brutta esperienza con i social network. Ieri ho visto una foto. A proposito, c'è una mostra qui vicino, che ne dici di farsi una mostra? Sì, sì, con piacere. Marta, tu vieni, vero? Ma certo che viene, lei si divertirà. Ma proprio, tantissimo. Andiamo a pagare. Scusami, oggi sono un po' sbadata. No, non ti preoccupare, colpa nostra. Scusi, reparto cinema, più avanti sulla sinistra. Grazie, ciao. Ciao. Non lo voglio sapere. Scusi, la cassa? Grazie. Eccolo. Meno vado. Ciao. Ciao Cristina. Come va? Bene. Grazie per la foto che hai pubblicato. Niente. Sei stato un tesoro. Ho visto sul tuo profilo che oggi è il tuo compleanno. Ti ho preso un pensierino. Ah, grazie, ma non dovevo. Figurati. Senti, me lo daresti un passaggio, visto che arriviamo vicino. Sì, certo, stavo giusto per andare.